Anticipazioni Beautiful, martedì 10 marzo 2020. Caroline è morta e Ridge e i Forrester sono letteralmente sconvolti dalla notizia. Quinn si chiede come sia potuto accadere. Era una ragazza che godeva di ottima salute. Taylor parla di un trombo, è bastato poco. Thomas e il piccolo Douglas come avranno reagito? Ridge ammette che non potrà mai dimenticarla. Era una bellissima persona, nonché una promettente stilista. Bill è solo nel suo ufficio quando viene raggiunto dalla ex. Il magnate distrutto e soprattutto devastato dai sensi di colpa per aver usato la nipote al fine di raggiungere i suoi scopi personali, e cioè far lasciare a tempo debito Thomas e Sally. Opla, Spectra, Liam e Wyatt chiedono a Steffi come sta Thomas, ma lei ammette di non avere notizie del fratello da un po'. Eric ricorda che potranno sempre contare su di lui, in qualsiasi istante, quando a un tratto il Forrester e il suo piccino fanno ingresso in salotto. Steffi prende in braccio commossa il nipotino, che inizia a parlare della mamma volata troppo presto in cielo. Thomas chiama in disparte Wyatt e Liam per informarli che Caroline aveva predisposto che nel caso fosse rimasto orfano, loro due sarebbero diventati padrini del piccolo e le loro rispettive compagne invece gli avrebbero fatto da madrine. Bill poi si avvicina al ragazzo per scusarsi per il male che gli ha fatto. Lui, vedendolo distrutto, non solo lo perdona, ma lo incoraggia con dolci parole, affermando che Caroline ha sempre avuto grande stima di lui, nonostante tutto. Sally si sente a disagio e non sa come avvicinarsi all'editore per esprimergli il proprio cordoglio. Poi raggiunge Thomas e scoppia a piangere. Lui le dice che adesso che è tornato potranno ricostruire un dialogo sereno.